quinta edizione della Festa del Riso a Porto Tolle, una manifestazione di recente costituzione che richiama però una tradizione antica, oggi necessariamente recuperata, per ricostituire la memoria storica di un territorio il cui sviluppo culturale e sociale è fortemente legato alle attività di agricoltura e pesca. L'edizione di quest'anno, proprio a causa della concomitante esposizione universale dedicata all'alimentazione, è particolarmente incentrata sulle peculiarità intrinseche di un prodotto che, proprio per la sua enorme diffusione, determina spesso l'identità culturale in talune regioni del mondo. L'importanza del riso nell'alimentazione a livello globale è estremamente elevata e diventa sempre più importante. Sempre più importante perché il riso rappresenta un alimento ricco di tutta una serie di qualità assolutamente importanti per il benessere delle persone, soprattutto nello stile di vita attuale. Questo è rappresentato in modo molto ma molto chiaro sia all'Expo di Milano sia presso il nostro padiglione Expo Venezia, dove abbiamo attivato tutta una serie di eventi, di convegni, di incontri, di presentazioni, di degustazioni proprio per aumentare la conoscenza di questo importantissimo alimento. Siamo convinti che in futuro ci saranno delle grandi possibilità di miglioramento rispetto alla situazione attuale, che è già molto positiva. Ecco, mi fa piacere anche ricordare che l'Italia è il più importante produttore di riso d'Europa e uno dei più importanti produttori a livello mondiale. Ecco, in questo senso il nostro paese è veramente nel riso un'eccellenza e credo che ci sia un interesse da parte di tutti nell'attivare un'importante azione di comunicazione, di propaganda, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in direzione di un consumo di questo importante alimento. Il Delta del Po, il vostro territorio, è un ecosistema che si presta in modo veramente molto ma molto positivo alla produzione di una qualità di riso estremamente interessante. Questo è già dimostrato dal successo che il vostro prodotto sta avendo sul mercato e nell'ambito della ristorazione. Ecco, le caratteristiche principali sono rappresentate dal livello di umidità del territorio, che fa sì che il prodotto abbia tutta una serie di caratteristiche che fanno sì che si presti in modo molto ma molto particolare e positivo per le preparazioni di tipo alimentare. Ecco, quello che mi risulta è che tutta una serie importanti di chef stiano indirizzandosi verso il vostro prodotto proprio in virtù di questo tipo di caratteristiche. Il problema importante mi sembra quello di farlo conoscere ulteriormente, quindi il problema è di comunicazione e di marketing. A questo punto però vedo delle importanti prospettive. Dal 1700 in questo territorio c'è stata la coltivazione di riso, coltivazione fatta su territori che adesso il mare si è ripreso a sé, formando queste lagune che noi nella Sacca di Scardovari piuttosto che quella del Canarì visitiamo e vediamo come gli appezzamenti che loro erano di riso. Abbiamo creato proprio quest'anno anche un itinerario che chiamiamo itinerario del riso in mountain bike, perché porterà solo su strade sterrate all'interno della nostra campagna a un itinerario di circa 30 chilometri. Il riso del Delta del Po non è solo uno dei prodotti più importanti del nostro territorio, ma è soprattutto fondamento della nostra tradizione popolare locale. Ricordiamo che sino a qualche anno fa migliaia di mondine partivano dal nostro territorio, soprattutto dalle zone di Scardovari, Bonelli e Giarette, partivano verso le province piemontesi, Novara, Vercelli. C'è il gruppo folcloristico denominato Le Mondine, che non è altro che un gruppo di donne che negli anni hanno lavorato nei campi appunto dedite alla raccolta di questo cereale nelle province di Novara e Vercelli. Hanno messo su questo gruppo folcloristico, loro viaggiano in lungo e largo attraverso la nostra provincia e ricordano appunto questo momento storico, ma soprattutto portano avanti la promozione del nostro riso.